Buonasera a tutti, eccoci qua in diretta per preparare la biga fatta in casa per la pizza. Allora, se qualcuno ha visto, io ho messo una foto oggi sulla mia pagina per, diciamo, farvi vedere più o meno quali sono le basi per creare ovviamente la nostra biga. Allora, facciamo un po' di nozioni veloci veloci e semplici perché comunque questa pizza ha molte caratteristiche, quindi non basterebbe comunque una diretta per spiegare nei minimi dettagli, ovviamente. Diciamo insomma tutte le varie varianti che ci sono e che esistono. Allora, come prima cosa volevo dirvi che dobbiamo assolutamente usare una farina che comunque abbia una forza che sia compresa fra 2,80 e 330. Infatti, se vedete, qui ci sono proprio tutte le indicazioni. Questa comunque è specifica proprio per ovviamente fare la pizza fatta in casa con la biga, scusate. Quindi detto questo, poi, allora, esistono due tipi per quanto riguarda la biga. Allora, c'è praticamente, che ovviamente l'impasto viene fatto con farina, acqua solamente e lievito. Allora, ci sono due modi. Praticamente il primo è di lasciarla maturare per 16 ore, che sarebbe la biga corta. Mentre poi abbiamo, diciamo, la biga più lunga che sono 48 ore di lievitazione. Come vi dicevo prima, è importante utilizzare una farina con quelle forze perché praticamente, come vi stavo facendo vedere prima, dai 2,80 ai 3,80 hanno un valore di proteine molto alte. Infatti qui abbiamo 12,5 e praticamente questo serve, praticamente a rendere l'impasto resistente e comunque tenace, quindi molto ovviamente facile da lavorare. Dunque, volevo dirvi anche che sicuramente c'è anche un po' un mito da sfatare sul fatto del lievito, che non occorre metterne sempre tanto. Io vi dico che per fare questa base, e ora vi faccio vedere poi come è venuta, che io ne ho già preparata un'altra per farvi vedere poi il risultato. Bastano solamente 3 grammi di lievito. Quindi, insomma, volevo un po' sfatare questa cosa che più lievito si mette, più la pizza comunque risulta lievitata e migliore. Invece è proprio il contrario. Meno lievito si mette, più la pizza è, diciamo, digeribile e risulta meno pesante e non è ammassata. Quindi chi mette tanto lievito, a mio avviso, secondo me, è troppo, perché poi la pizza rimane comunque sullo stomaco. Allora, queste dosi che vi lascerò, e comunque vi ricordo che potete trovare il video, proprio tutto quanto dall'inizio alla fine sul mio canale YouTube, La cucina di Maria, e io ho fatto proprio un video particolare per questa pizza e ho fatto la pizza bianca romana. Comunque, allora, queste dosi sono per due pale, diciamo. Sono 330 grammi di farina. Io ho scelto la Caputo, ma voi comunque potete anche scegliere un altro tipo di farina, l'importante è che abbia quella forza che vi ho spiegato prima. Poi 120 grammi di acqua. Vi consiglio di utilizzarla tiepida, non freddissima, perché mettendola tiepida poi dopo si attiva meglio il lievito. E 3 grammi di lievito, basta, non ci serve niente di particolare, è una cosa veramente semplicissima. Allora, io come vi dicevo prima, per praticità comunque non vi farò vedere tutti i passaggi perché ora vi spiego come faremo. Allora, intanto sciogliamo ovviamente il lievito nell'acqua, è il primo passo da fare. Allora, siccome questa lavorazione è molto lunga, io vi invito ovviamente a vedere il mio video perché lì è spiegato proprio passo passo, poi magari dopo vi farò vedere tramite dei mini filmati i procedimenti ovviamente successivi. Quindi una volta che noi abbiamo creato la biga, la dobbiamo far ovviamente riposare tra le 16 e le 48 ore, poi scegliete voi. Io vi consiglio comunque nel caso di prepararla sempre la sera, in modo tale che comunque abbia il tempo perfetto per poi lievitare. Quindi si fa lievitare tutto quel tempo e poi dopo vi spiegherò il prossimo passaggio che dovremo ottenere. Però a noi oggi ci interessa sapere questo, fondamentalmente vedere come si crea questa biga. Allora, una volta che abbiamo messo, ovviamente niente sale, niente zucchero, niente. Questa è la base per creare la biga. Noi andiamo a lavorarla con le mani in questo modo e dobbiamo comunque cercare di fare poi dei filamenti di pasta perché non deve comunque risultare compatta, deve risultare molto sfilacciata in questo modo.
Ci vuole un po' di tempo, un po' di accortezza, perché comunque è bene che tutta la farina venga comunque amalgamata e che venga presa, perché se non si fa bene, che cosa potrebbe poi succedere? Che quella che non è stata poi presa di farina può andare ad indurirsi, e quindi poi quando andremo a fare il passaggio successivo, quello poi di impastare bene la pasta, ovviamente vi consiglio l'impastatrice, perché si può fare anche con le mani, attenzione, però insomma l'impastatrice è molto meglio perché ha delle velocità ovviamente maggiori rispetto magari alle mani, però poi decidete voi, dipende da quanto tempo avete, quanto vi va di perderci tempo, ecco. Quindi comunque è una cosa che va fatta con calma. Ve lo dico, non vi mettete lì di corsa, no, non ho tempo, no. È una cosa che ci vuole tempo. La cucina comunque è tempo, amore e dedizione. La fretta non è proprio per lei, ecco. Quindi insomma. Quindi come vi dicevo, dobbiamo andare proprio così, vedete? Allora, per quanto riguarda poi la lievitazione, dipende sempre molto comunque dall'ambiente che sta in casa, ecco, quindi sicuramente vi posso dire che se succede, se la fate insomma d'estate, è buona norma magari tenerla in frigo, perché che cosa succede? Perché si usa mettere la pizza in frigo, non perché serva ad accelerare comunque diciamo la lievitazione, ma no, invece serve proprio a bloccarla. Quindi quando ci sono le temperature che sono molto alte, tipo l'estate, ovviamente non possiamo lasciarla fuori, perché comunque rischieremo poi di andarla a rovinare, e si potrebbe comunque poi l'impasto inacidire. Quindi il frigorifero e la temperatura bassa serve a bloccarla. Io queste cose comunque le so perché mio fratello fa il pizzaiolo, e quindi insomma su queste cose ho preso abbastanza confidenza e me le ha comunque insegnate lui. Quindi mi raccomando, sono dei piccoli accorgimenti che però credetemi fanno veramente la differenza, ve lo posso garantire. Allora, come vedete, la biga praticamente è pronta, cioè l'abbiamo fatta. Questa è la nostra biga che ovviamente è fatta. Quindi adesso che cosa dobbiamo fare? La dobbiamo coprire con della pellicola per alimenti. Aspettate che ora mi pulisco un attimo le mani. Allora, sì, è fatta. Ci dovete perdere tempo, ecco, vedete, pezzettini. Perché comunque poi è anche molto delicata. Diciamo che per questo periodo secondo me va bene ancora farle. L'estate potrebbe essere un problema perché, come vi ho detto prima, con le alte temperature potremmo magari rischiare di rovinarla, perché basta la temperatura leggermente superiore, che dovrebbe essere, mi sembra, compresa tra i 18 e i 24, 22-24 gradi, non vorrei dire una cavolata, diciamo insomma quella ideale. Però vabbè, adesso comunque non fa ancora caldo, quindi diciamo che insomma ce la possiamo cavare tranquillamente, ecco. Quindi, fatto questo, allora abbiamo fatto la biga, è pronta. Niente di particolare, è tutto molto semplice e lineare, come si dice, ecco. Quindi la chiudiamo e poi vi spiego il passaggio successivo che praticamente io ho fatto con quella. Io avrei voluto farvi vedere tutti i passaggi, però purtroppo con la diretta non vi posso tenere incollati 100 ore, ovviamente. Quindi di conseguenza ve lo spiego brevemente, vi rimando al mio canale YouTube La Cucina di Maria, e lì trovate tutti quanti i passaggi, e poi vi faccio magari, se riesco, un video e vi faccio vedere come dobbiamo stendere la pizza. Allora, quindi noi abbiamo fatto questo, la bucherelliamo pochissimo, appena appena, in modo tale che passa un po' di aria. Allora poi, come vi dicevo prima, una volta che la biga ha lievitato, noi che cosa dobbiamo fare? Allora, io vi faccio vedere quella che ho fatto io, ovviamente aspettate che sistemiamo perché deve essere sempre tutto pulito e organizzato, perché se no io poi divento matta. Allora, che cosa ho fatto? Una volta che la biga ovviamente ha lievitato, io ho preso la mia impastatrice e ho fatto questo procedimento. Allora, la biga è stata messa dentro un'impastatrice. Ho utilizzato 2 cucchiaini di malto d'orzo. Se non avete il malto d'orzo, non preoccupatevi, perché possiamo tranquillamente anche utilizzare 2 cucchiaini di miele in sostituzione. Poi l'acqua, che mi sembra anche lì erano 120 grammi, il sale e l'olio extravergine di oliva, niente di particolare. L'ho fatta andare comunque per un totale, diciamo che sono
14 minuti alternando la farina fino a che comunque l'impasto non è risultato asciutto e poi praticamente il sale. Il sale va per ultimo perché il sale serve per poi far ovviamente legare l'impasto. La cosa bella è che praticamente questa pasta è veramente molto elastica, quindi essendo molto elastica si lavora molto bene e come potete notare ha fatto delle bolle impressionanti. Allora, quindi una volta che avete fatto questo passaggio, che ovviamente ci vogliono quel tot di minuti che vi ho detto, abbiamo pronta la nostra pizza, quindi dobbiamo andare a dare un pochino di pieghe di rinforzo ovviamente. Io poi vi lascerò un mini video comunque così potete vederlo. E nel caso comunque potete andare tranquillamente sul mio canale come vi ho detto prima. Pieghe di rinforzo e facciamo ovviamente raddoppiare l'impasto. Adesso che dobbiamo fare? Dobbiamo creare i nostri panetti. Quindi la chiusura dell'impasto va fatto con la semola. Io metto la semola qui dentro. Prendete una ciotola bella ampia in modo tale che comunque così vi potete aiutare. Poi mettiamo il nostro impasto qui sulla, ovviamente, la nostra spianatoia. Guardate che meraviglia! Cioè, veramente un impasto io, guardate, credetemi, da quando l'ho provato non lo lascio più questo impasto perché è veramente, cioè, la pizza viene veramente proprio soffice, morbida. Io al momento non ho quello per dividerla, quindi la tagliamo in questo modo, anche se so che non si fa purtroppo, perdonatemi, non ricordo dove l'ho messo. Quindi la dividiamo in due. Io di solito con questa dose comunque ci faccio due panetti, non di più perché poi dopo viene male. No, aspettate, che forse ce lo dovrei avere qua perché è uno schifo così. Ok, a posto. Lo riprendiamo il nostro impasto. Ero convinta che l'avevo messa a lavare, invece no, sta qua. Meglio così. Lo mettiamo qua. E adesso andiamo a fare la chiusura. Allora, anche questa è molto semplice da fare. Vi faccio vedere. Allora, ovviamente poi la potete farcire come volete. Prendete la mano qui e con quest'altra tirate l'impasto. In questo modo, così. Io lo cambio la mano, però l'importante è che fate sempre questo passaggio in questo modo e la portate praticamente a chiusura in questo modo. Assicuratevi che siano state, diciamo, tirati tutti quanti i lembi e praticamente noi abbiamo creato il nostro panetto. Guardate quanto è soffice. Lo riprendiamo un pochino. Lo andiamo a tirare verso di noi sempre, sempre verso di noi si tira e riandiamo a fare altre pieghe in questo modo. E poi lo lasciamo ovviamente lievitare fino al raddoppio, tranquillamente. Io vi assicuro che poi una volta che si stende l'impasto vi renderete conto della sofficità, guardate. Guardate che meraviglia proprio, è veramente spettacolare questo impasto. Adesso facciamo anche questo, così vi faccio vedere. Poi per stendere la pizza, anche qui magari vi faccio dopo un mini video, anzi no, forse domani perché adesso questa la devo far lievitare. Più o meno diciamo che ci vorranno almeno forse 3-4 ore. Eh sì, più o meno. Quindi vediamo un po' se riesco, in alternativa comunque ve lo faccio vedere domani. Comunque tanto lo trovate sul mio canale, quindi insomma non è niente di nuovo. A me interessava farvi vedere più che altro la creazione della biga, perché poi diciamo gli altri passaggi sono abbastanza semplici. Diciamo che comunque la lavorazione della pasta, dell'impasto, io vi consiglio ovviamente di farlo in macchina per avere diciamo questo risultato. Quindi abbiamo fatto così, lo rimettiamo qua. E lo tiriamo sempre verso di noi in questo modo. Ovviamente io non sono pizzaiola, non ho nessun titolo, quindi se qualcuno mi scrive cose che non, insomma, che sono sbagliate, io le, insomma, le apprezzo, le prendo, non, io non sono nessuno, io sono solamente una persona che le piace cucinare, le piace imparare e quindi comunque sono anche autodidatta, ho lavorato per un anno e mezzo in cucina.
Però, insomma, comunque alla fine quello che vedete è tutto fatto da me, dalle spiegazioni magari anche di mio fratello che mi dà consigli e da comunque una fortissima passione per la cucina che ho fin da quando sono piccola, quindi insomma, chiedo venia, se ho sbagliato passaggi e cose, ma io non sono pizzaiola, non sono nessuno. Ok, quindi questo pure l'abbiamo fatto e niente, quindi lo mettiamo ovviamente da parte. Adesso io poi di solito che cosa faccio? Lo metto dentro una teglia con un pochino di olio. Allora, aspettate perché ho la cucina invasa, io non so più dove mettere. Va bene, allora adesso cerchiamo un modo per cercare di farvi vedere come dobbiamo fare. E niente, quindi insomma, ecco, diciamo che è una grande soddisfazione creare questa pizza, ve lo posso garantire, perché comunque a me proprio, cioè, mi piace proprio, cioè io mi metto lì. Vi dico pure che di notte mi metto su internet, mi metto a cercare, a scoprire, di vedere come si fanno le cose, i passaggi. Cioè io lo ammetto, sono proprio malata di cucina. Non c'è proprio niente da fare, mi piace da morire. E questa ovviamente passione me l'ha trasmessa, già l'ho detto in altri video, mia nonna, che era bravissima a cucinare, mia nonna. E quindi insomma, è una cosa proprio di famiglia che ci piace proprio tanto. Quindi, insomma, cerchiamo di fare quello che possiamo. Allora, quindi io poi che faccio? La metto così, un po' di olio per non farla attaccare l'impasto. Lo mettiamo qua. Io adesso l'ho messo qui, però potrebbe magari risultare un po' troppo piccolo perché magari si gonfia troppo. E anche qui lo andiamo poi a coprire con la pellicola. Aspettate che mi lavo un attimo le mani. Lo ricopriamo, questa volta non c'è bisogno comunque di bucare, lo lasciamo così. Allora, io vi posso dire che ho fatto pure quella la pizza che feci qualche mese fa, la diretta della doppia cottura grill e padella. Secondo me non ha nulla a che fare con questa, cioè ha una digeribilità proprio impressionante. Ma proprio è proprio un tipo di lavorazione completamente diversa da quella classica che noi facciamo. Cioè io ero abituata a mia madre, faceva l'impasto della pizza, però era un impasto comunque, cioè, classico, non era poi lavorato eccessivamente, quindi comunque non vedevi mentre che comunque tu diciamo, lo cuocevi si gonfiava. È proprio tutta un'altra tecnica veramente particolare. Io quando la conosco proprio ormai penso che non la lascerò più. Quindi niente, insomma, va bene. Io credo che vi ho spiegato tutto. Poi magari vi faccio dei mini audio, vi faccio vedere. E niente, vi volevo ovviamente ringraziare anche per alcune persone per l'affetto che mi hanno dimostrato. Vi ringrazio pure per le persone che si sono iscritte al mio canale YouTube. E come già vi ho detto, ve lo ripeto, per noi creatori è molto importante essere supportati anche con un like che a voi non costa nulla, ma comunque a noi ci dà tanto perché noi siamo qui. Io sono qui per imparare perché nessuno nasce imparato, con tutti i difetti, non difetti, quindi insomma sono umile, non mi sono mai montata la testa, mai me la monterò e sono dell'idea che ognuno di noi è in grado comunque di poter dare qualcosa e quindi la cosa bella è cercare di trasmettere la propria passione alle persone comuni, insomma, ecco. Quindi a me basta anche un mi piace, un like, una condivisione, anche un'iscrizione al canale, insomma. Per noi vuol dire tanto, quindi io ve lo ripeto, non ci sono costi, voi non spendete niente, è solamente per aiutare noi che ce la mettiamo tutta, insomma, per arrivare all'obiettivo, diciamo, ecco. E niente, quindi insomma, abbiamo fatto, io vi mando un bacione, non vi posso neanche salutare faccia a faccia perché ho le mani orrende, quindi non posso girare la videocamera. E niente, quindi dai, ci vediamo magari. Non ve lo prometto, però può darsi che vi faccio almeno vedere una volta che l'impasto è pronto, una diretta proprio flash per farvi vedere. Comunque vi spiego che una volta che avranno lievitato, dobbiamo sempre fare il passaggio che ho fatto prima, mettere la semola sul piano di lavoro, poi al setaccio, setacciarla sempre, mettere il panetto, setacciare altra farina di semola sopra la pizza e poi andare a gonfiare, diciamo a stenderla in questo modo con i polpastrelli, così. Non forte, proprio una cosa leggera e vi renderete conto poi una volta effettuato questo movimento,
Comunque delle bolle che si andranno a formare sulla pizza. Poi bisogna un pochino ovviamente togliere la come si chiama la semola. Forno, massima potenza preriscaldato. Io non lo so quant'è, il mio è massimo 220, non lo so esattamente quanto è di preciso. L'ultimo ripiano del forno, basta, non c'è niente da fare. Cottura 14 minuti, dipende da ogni forno, quindi insomma regolativo è a seconda del vostro. E niente, non ve lo prometto, però magari vi faccio un mini video, vediamo se riesco con i tempi e vi faccio vedere la stesura. Io vi mando un abbraccio a tutti, vi ringrazio ancora e niente, ci vediamo magari la prossima settimana e facciamo un'altra diretta. Fatemi sapere se avete voglia di fare un dolce insieme, possiamo preparare, ditemi voi quello che preferite. Vi mando un abbraccio grande e ci vediamo ovviamente al prossimo video. Ciao a tutti!